Ma mi era piaciuta l'idea di partenza di Wist, che dice, di Elmar, di Luca, che dicono fotografiamo le vecchie glorie dello sci, perché di loro ci si ricorda. In realtà dei campioni di adesso non hanno questa personalità dei grandi campioni, è strano, eppure c'è la televisione, sono più ricchi, guadagnano di più, però non hanno il fascino dei grandi campioni, dei Girardelli, della Celina Seghi, di tutti questi grandi campioni che stiamo fotografando, di Gustav Tönning, di Schrank, eppure sono diventati dei signori di 60 anni, 50 anni, 70 anni, e sono sempre... Allora mi è piaciuta questa idea di dire, bene, andiamo a cercare il carisma, perché è una questione di carisma. E poi da lì abbiamo detto, ma no, ma in fondo tutti i maestri di sci hanno un carisma. Il maestro di sci è molto più carismatico del maestro di nuoto o di ginnastica. Il maestro di sci ha una poetica che è diversa da tutti gli altri. Allora stiamo facendo un catalogo di maestri di sci. Maestri di sci. Allora se c'è carisma sei in contatto subito, non è che il carisma sta accendo dopo un po'. Appena uno entra dalla porta si capisce se ce l'ha o no. Ci sono dei casi speciali, in tutta la gente fotografata, ma ci sono stati dei casi incredibili, cioè Mohammed Ali lo si sentiva a 30 metri, Fidel Castro tremendo, faceva quasi paura. Ci sono dei personaggi che hanno un carisma, proprio lo si sente da lontano. E poi anche della gente comune, no? C'è della gente che ha questo chiamiamolo carisma, e c'è chi non ce l'ha. Carisma è avere il coraggio di essere se stessi, eh? Non è che c'è il carisma di un prodotto. Sì, ci sono dei prodotti che creano a noi più interesse, che hanno la capacità di sviluppare in noi una reazione più bella. Adesso pensiamo ai prodotti tecnologici, per esempio, fra i prodotti tecnologici sono quelli molto banali e quelli fantastici. È così in tutte le cose. Qualsiasi prodotto può essere disegnato in modo carismatico e disegnato in modo banale. Ma in tutta la comunicazione così, per esempio la televisione ha pochissima roba carismatica, è proprio, devo dire che, anzi c'è tantissima cosa totalmente imbecille. Uno accende, guarda la televisione e dice, ma è possibile che non riescano a fare meglio di ste cagate tutto il tempo? Credo che la televisione sia il prodotto più scarso e che ci influenza di più, e nello stesso tempo è il più mediocre. Non riesco a capire come mai la televisione non abbia la bellezza di quel casco lì, o di quel paio di sci, o di quella giacca, o di una bicicletta disegnata da Colnago. No, non esistono programmi televisivi che hanno questa qualità. Ma la provocazione è solamente una conseguenza di un messaggio intelligente. La provocazione ormai... Uno dice provocazione se fosse un nome negativo. La provocazione è parte integrante del sangue dell'arte, o comunque della comunicazione. Cioè io non vado al cinema per riposarmi, vado a dormire. Io vado al cinema perché voglio essere provocato da qualcosa di interessante e intelligente, cosa che non ho per esempio dalla televisione. Sono provocato dall'imbecillità della televisione. Quindi provocare è una parola molto molto generosa. Perché provocare vuol dire provocare la possibilità di capire meglio, provocare la possibilità di cambiare le proprie idee meglio, provocare la possibilità di vedere le cose da un'altra angolazione, che è sempre molto importante, provocare la capacità di dire questo è bello, questo è brutto, cosa che prima non... No. E provocare interesse. Interesse si provoca, non è che si va a comprare al negozio. Ma non lo so, infatti mi intriga quest'area del maestro di sci, no? Queste signore che si innamorano del maestro di sci, per esempio, no? Facciamo una piccola storia. Vanno a sciare, il maestro di sci, si innamorano, poi il maestro di sci li va a trovare in città e sono molto deluso quando il maestro di sci è vestito normale. L'unica cosa che gli rimane è un po' di abbronzatura, ma per il resto no.
allora c'è questa delusione. Allora il maestro dice, quando si veste è un po' come un angelo, no? Diventa un po' uno spirito della montagna, questo qua che ti insegna a dipingere sulla neve, magari nella neve soffice, no? Che ti fa dietro, gli vai dietro, lui davanti e ti fa le curve a destra e a sinistra e tu dietro, ma pensa come sono bravo. Poi appena va via il maestro diventi un asino. Quindi il maestro di sci è come, è di più del maestro di scuola, quello che ti insegna a scrivere, perché poi il maestro di sci, come maestro di sci gli puoi dire, ah, oh, maestro freddo, cioè il maestro di scuola mi dice freddo, il maestro di sci dice, sono stanco, allora il maestro è più o meno comprensibile, sensibile, gentile, o è un figlio di buona donna, dice, ti fa bene essere freddo, un po' di carattere, e ha ragione magari, a questi fighettini che vengono dalla città, no? Quindi il maestro di sci è un personaggio molto, che deve essere molto sensibile. Beh, trovo che aver avuto questa idea di dire maestri di sci, visto, sono maestri di sci, e maestro di sci non è solamente sciare, maestro di sci vuol dire una filosofia, essere maestri di sci. Maestri di sci vuol dire anche un abbigliamento, vuol dire uno spirito, un design, una comprensione del rapporto dell'uomo con la montagna, con lo sci, con la neve, con la natura. Solamente la fotografia ci salverà. Quando vedremo quanto siamo imbecilli, guardando le fotografie di tutte le stupidaggini che riusciamo a fare nel mondo, e diremo forse è il momento di cambiare, li diventeremo finalmente civili. Da quando esiste la fotografia esiste la memoria storica dell'umanità. Da quando esiste la fotografia ci rendiamo conto dei disastri che siamo riusciti a fare, delle violenze, delle cattiverie che l'uomo è riuscito a fare all'altro uomo, perché prima, sai, era scritto, era dipinto, non era tanto chiaro le cattiverie che Napoleone ha fatto, che le crociate hanno fatto, che le guerre puniche hanno fatto, che i barbari hanno fatto. E forse se ci fosse stata una macchina fotografica non ci sarebbero tanti monumenti con tanti eroi. Io avrei voluto vedere con una macchina da cinema cosa Garibaldi ha fatto per unificare l'Italia, e forse anche i miracoli del buon Gesù Cristo, forse con una macchina fotografica, chissà se era veramente miracoli, era solamente balle raccontate per avere potere religioso. Quindi la macchina fotografica avrebbe potuto mettere in discussione tutta la religione. Beh, allora prima si barava, adesso la macchina fotografica si può barare, ma si può anche dire la verità. C'è sempre chi bara, ma sappiamo che bara. Tutte le foto toccate con Photoshop si assomigliano tutte. Sono come le donne che si fanno fare la chirurgia plastica, hanno tutte la stessa faccia da stupida, cioè senza più espressione. No. Il video, cioè il filmato? No, è chiaro che il video ha un inizio e una fine, quindi l'impegno personale della propria coscienza non è uguale come davanti a una fotografia ferma, perché là qualcuno decide il finale, tutti felici o tutti scontenti, mentre davanti a una fotografia ferma uno deve decidere lui da che punto sta, no? Fa molta più impressione la fotografia ferma cioè di fronte a una fotografia ferma facciamo il nostro video, di fronte al video accettiamo il video che è fatto dall'altro.